due anni di distanza da Metal Gear Solid 4, quello che fu il finale effettivo della serie, Hideo Kojima presenta il trailer della sua prossima opera. Presentato inizialmente come Metal Gear Solid 5, Metal Gear Solid Peace Walker è un prequel pubblicato inizialmente come esclusiva PlayStation Portable che ci vede tornare nei panni del leggendario soldato Big Boss, le cui vicende narrate si collocano come seguito diretto di Snake Eater. Diretto non proprio, nel 2006 infatti con l'uscita di Portable Ops vengono messi dei puntini sulle i che comunque ci fa piacere conoscere. L'introduzione del personaggio di Frank Yeager, la fondazione di Foxhound da parte di Big Boss, Ocelot che recupera i dati contenenti l'eredità dei filosofi e infine l'ispirazione iniziale di Big Boss per il suo sogno più grande, Outer Heaven. Il buon Hideo non ha mai confermato cosa fosse canonico e cosa no. Sta di fatto che in Peace Walker fa iniziare il gioco con un dialogo di Kazuhira Miller che invita Big Boss e di conseguenza il giocatore a dimenticare i fatti accaduti a San Hieronimo, ossia l'avventura narrata in Portable Ops. Ed è proprio dimenticando i fatti di San Hieronimo che inizia Peace Walker. Nel 1974, a 10 anni di distanza dall'operazione Snake Eater, Kazuhira Miller e Snake, che si rifiuta di venire chiamato Big Boss, titolo che ottenne uccidendo la sua mentore, fondano in Colombia gli MSF, i Militaires Sans Frontières, un piccolo gruppo di mercenari. Ramon Galvez, professore dell'Università della Pace in Costa Rica, si presenta al loro cospetto insieme ad una ragazzina di nome Paz. Galvez, agente del KGB, intende reclutare gli MSF per contrastare un gruppo militare con la quale la CIA sta occupando il Costa Rica. Fornisce quindi agli MSF una piattaforma marittima come base operativa collocata nei Caraibi. Miller si mostra subito a favore, mentre Snake, dubbioso, viene convinto solo grazie ad un'audiocassetta che Galvez ha sottratto ai militari in Costa Rica. Audiocassetta nella quale Snake sente, dopo 10 anni, la voce della sua mentore e madre spirituale, uccisa per mano sua, The Boss, che a quanto pare si trova in Costa Rica ancora viva. In cerca di risposte, Snake arriva in Costa Rica e dopo aver scoperto che l'esercito trasporta testate nucleari, si mette in contatto con il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, capitanato da Amanda Valenciano Libre, e le propone di unirsi agli MSF. Libera quindi Chico, fratello di Amanda, che era stato catturato dall'esercito, e raggiunge Irazu, dove sono collocate le armi. Qui incontra e neutralizza il Pupa, un veicolo da guerra senza pilota con delle fattezze simili allo Shagot di Snake Eater, ed incontra Huey Emmerich, ingegnere che sarà in futuro il padre di Hal Otacon Emmerich e che è stato ingaggiato dalla CIA per costruire armi senza pilota e dotate di intelligenza artificiale. Huey svela anche il progetto Peace Walker, un nuovo tipo di arma nucleare, anch'essa senza pilota ma dotato di gambe per muoversi su qualsiasi tipo di terreno. Peace Walker creato però come deterrente e quindi per la difesa nucleare e non come arma di attacco. Viene quindi introdotto per la prima volta nella saga, a livello cronologico, un Metal Gear bipede. Hot Coldman, però, capo della CIA in America Centrale, vuole usarlo per attaccare direttamente e dimostrare l'efficacia del carro armato bipede. Huey spiega quindi a Snake che per fermare il Peace Walker è necessario distruggere la sua IA principale, collocata nel laboratorio della dottoressa Strangelove. Snake si dirige verso il laboratorio e incontra Cecile Cosima Caminades, un'ornitologa francese che ha registrato la cassetta contenente la voce di The Boss. Snake la porta alla Motherbase e raggiunge il laboratorio. Incontra Strangelove, che gli rivela di aver basato l'IA di Peace Walker sulla personalità e le memorie di The Boss. Snake prova a distruggere l'IA, ma perde i sensi e al suo risveglio si vede costretto ad affrontare e distruggere la seconda arma creata da Huey, il Chrysalis. Poco dopo raggiunge la base, dove si sta per effettuare il collaudo di Peace Walker. Snake affronta e distrugge anche la terza creazione di Emmerich, il Cocoon. Snake viene quindi catturato e tenuto prigioniero da Strangelove, che lo tortura tramite elettroshock per sapere la verità riguardante The Boss e l'operazione Snake Eater. Tali informazioni le servono infatti per completare l'IA incompleta di The Boss, che manca di informazioni per quanto riguarda la sua diserzione e le sue ultime decisioni prese in vita. Snake riesce a fuggire e ad affrontare Peace Walker, ora completo ed in grado di lanciare una testata nucleare. Strangelove e Coldman, però, spostano l'arma in una base americana oltre il confine. Snake raggiunge la base, stranamente controllata da soldati sovietici, e una volta salito nella torre di controllo incontra Coldman, Strangelove e Paz, che era stata in precedenza rapita. Qui compare anche Galvez, che rivela di essere Vladimir Zadornov, alleato di Coldman, ma che intende usare Peace Walker per lanciare un missile atomico su Cuba.
alleata dell'Unione Sovietica, e per quindi creare nel mondo un sentimento anti-americano e far proliferare il comunismo nell'America Latina. Zadornov spara a Coldman, e mentre cerca di fare lo stesso a Snake, irrompono gli MSF e il fronte sandinista di Amanda e Chico. Arriva infine Miller, che recupera Zadornov e Paz, portandoli alla Mother Base. Coldman, prima di morire, attiva il lancio della testata e manda a Washington dati fasulli sul lancio sovietico. Snake affronta quindi per la seconda volta il Peace Walker e riesce a distruggerlo, ma non completamente. La sua IA infatti continua a trasmettere dati fasulli di lancio e a Washington stanno per rispondere con un attacco atomico di rappresaglia. Snake telefona quindi a Washington cercando di convincerli che il lancio della testata è fasullo, ma non ottiene nessun risultato. Prova quindi ad estrarre tutti i componenti del pod che contiene i dati della personalità di The Boss, ma senza risultati. Quando all'improvviso, guidato dalla personalità e dalla volontà di The Boss, il Peace Walker prende vita. Si alza, si incammina verso il mare e gioioso, cantando, affonda, interrompendo così le trasmissioni dei dati e scongiurando una guerra nucleare mondiale. Snake però si sente tradito per l'ennesima volta da The Boss. Dopo le vicende di Snake Eater e il tradimento nei confronti dei suoi ideali, qui The Boss depone metaforicamente le armi. Snake si toglie definitivamente la bandana della sua mentore, che conservava da 10 anni. La getta in mare, decide che lui farà scelte diverse. She betrayed me, Kaz. She what? In the end, she put down her gun. And when she did, she rejected her entire life up to that point, including me. What do you mean? In giving up her life, she abandoned everything she was as a soldier. And you consider that betrayal? I won't make the same choice as her. My future is going to be different. Then? Yeah, that's right. From now on, call me Big Boss. Strangelove si unisce agli MSF e insieme a Yui progetta il Metal Gear Zeke, deterrente dell'esercito di Big Boss. Viene poi recuperata la testata atomica del Peace Walker, che verrà collocata proprio sullo Zeke. Nel frattempo, Zadornov riesce a scappare dalla Mother Base innumerevoli volte finché Snake non si vede costretto ad ucciderlo. Il ripetersi dell'evento però fa credere a Big Boss che ci sia una talpa nella base. Dubbio che si concretizza quando la dolce Paz prende il controllo dello Zeke, rivela di essere al servizio di Cypher, ossia Major Zero, e offre a Snake la possibilità di sottomettersi, altrimenti lancerà un attacco nucleare in America, portando gli MSF a venire contrastati da tutto il mondo. Snake rifiuta e sconfigge Paz, che precipita nell'oceano. Nel finale, Miller confessa a Snake di aver sempre saputo chi fossero Zadornov e Paz e del coinvolgimento di Cypher, ma di aver comunque accettato la missione per ottenere una base operativa e poter formare un grosso esercito. Big Boss indice quindi una riunione per tutti gli MSF e fonda Outer Heaven. Assemble the men. Metal Gear Solid Peace Walker è quindi un tassello fondamentale di trama per quanto riguarda la serie, e dispiace sapere che l'utenza, non particolarmente attenta, considera tale opera come un riempitivo o una mera operazione commerciale. Come detto ad inizio video, infatti, inizialmente il gioco avrebbe dovuto intitolarsi Metal Gear Solid 5, e non a caso, evitare di giocare questo capitolo renderà pressoché impossibile capire l'incipit di quelli che saranno i suoi seguiti, ossia Ground Zeroes e The Phantom Pain. C'è inoltre da dire che questo capitolo, a differenza di Guns of the Patriot, risulta accessibile in parte anche ai neofiti. Mentre il finale della saga infatti era indirizzato chiaramente a chi aveva terminato tutti i capitoli precedenti, Peace Walker racconta una storia sì importantissima, ma molto più comprensibile dalle masse e dai disattenti. Accessibilità che sta anche alla base del gioco. Questo infatti è il primo ed ultimo Metal Gear Solid che consente di giocare interamente la campagna in compagnia di altri 3 amici. A tutto ciò si aggiunge la collaborazione con Capcom, grazie alla quale sono state inserite boss fight segrete con
con mostri tratti dalla serie Monster Hunter. Inoltre, riprendendo l'idea che stava alla base di Portable Ops, Kojima inserisce ancora una volta il reclutamento dei soldati nemici come fulcro del gameplay, abbandonata però la meccanica noiosa di Portable Ops, che vedeva il giocatore costretto a trascinare i soldati nemici fino a un furgone situato ad inizio mappa per poterli reclutare. Il tutto risulta più dinamico ed interessante grazie al sistema Fulton, reale mezzo di recupero utilizzato dalla CIA, che consente di far sollevare in aria i soldati tramite un pallone aerostatico per poi venire recuperati dall'elicottero. Il gioco guadagna dinamicità e anche un tratto più fanciullesco e spensierato, come dimostra anche un'audiocassetta in cui si può venire a sapere che, beh, Big Boss crede in Babbo Natale. What I do know is that Nora had tracked Santa Claus on its radar. Nice one. I didn't know you were a comedian too. Huh? No, I'm serious. It's true, Nora had tracks as... Listen to me. Every December they set up a hotline and... Okay, I get it. He's real, I tell ya. He used to bring me presents and... Ma quella che è una delle aggiunte più apprezzate è sicuramente la gestione della Mother Base, un minigioco gestionale nel quale potremo infatti collocare i nostri soldati nei reparti più adatti, sviluppare armi tramite progetti sempre più rari ed infine tenere sotto controllo il morale delle truppe. Cosa c'è di meglio che gestire un'intera base di militari per immedesimarsi a pieno in Big Boss? Reclutare Big Boss stesso alla Mother Base. Infatti, quel mattacchione di Hideo Kojima è un soldato con valori incredibilmente alti, recuperabile e trasportabile alla Mother Base. Mr. Kojima? Inoltre, qui Kojima raggiunge i limiti del narcisismo. In un'ennesima audiocassetta, in un dialogo Miller traslittera in giapponese il nome di Cecil Kojima Kaminades, ed accade questo. Wait a second. Cecil Kojima Kaminades. It sounds almost like the sentence Kojima Kaminades in Japanese. And what does it mean, s'il vous plaît? Well, Kami is the word for God in Japanese. Nandesu is God. Okay, so? Kojima is God. Cecile's name is a message. I don't believe it. Kojima is God. Kojima is God. Cause... In conclusione, Metal Gear Solid Peace Walker si erige come un pilastro fondamentale dell'esperienza narrativa creata da Hideo Kojima, un titolo che ha cuore, grazie alla storia narrata, alle vicende di Big Boss che continuano a legarsi con un filo invisibile alla vita e alla morte di The Boss, grazie alle musiche, leggermente sottotono rispetto ai capitoli precedenti, ma che possono vantare una canzone nei titoli di coda che può solo mettere i brividi, Heaven's Divide, di Donna Burke, la quale inizierà tra l'altro una collaborazione con la Konami che la porterà a lavorare anche a The Phantom Pain. E a proposito di The Phantom Pain, la campagna marketing ideata da Kojima per il lancio del suo ultimo Metal Gear Solid ha dell'incredibile. Si passa dal complottismo al nichilismo, per poi passare alla decadenza di un'azienda che ha privato del nome il suo artista più illustre. Questo però non è il momento di parlarne, dovrete portare pazienza ancora qualche mese, perché Metal Gear Solid V merita la sua redenzione, merita di splendere come il diamante che è. Il video finisce qui ragazzi, io ringrazio la Fra, una ragazza che di Metal Gear Solid ne sa veramente a pacchi e che ha accettato di collaborare per questo video, io non posso far altro che ringraziarvi se siete rimasti fino alla fine e alla prossima. Noi ci rivediamo a Camp Omega. Ringrazio Beyond Gamers, un bellissimo canale, per questa piacevolissima collaborazione che va ad approfondire uno dei miei titoli preferiti in assoluto. Grazie a tutti voi per la visione e vi ricordo che in descrizione potete trovare il link del mio canale. Ciao a tutti e alla prossima! We will forsake our countries. We will leave our motherlands behind us and become one with this earth. We have no nation, no philosophy, no ideology. We go where we're needed. Fighting not for country, not for government, but for ourselves. We need no reason to fight.
We fight because we are needed. We will be the deterrent for those with no other recourse. We are soldiers without borders, our purpose defined by the era we live in. If the times demand it, we'll be revolutionaries. Criminals. Terrorists. And yes, we may all be headed straight to hell. What better place for us than this? It is our only home. Our heaven and our hell. This is outer heaven.